un mestiere, questo cioè, sto usando la parola mestiere, questo diciamo suggestione, questo incoraggiamento a far sì che gli alunni siano creativi, guardate che non è così scontato. Anzi, io devo dire che nella stessa università la creatività è completamente assente. Io me ne accorgo per esempio nei laboratori, che sarebbe il luogo dove la creatività dovrebbe maggiormente venire fuori, c'è un tentativo di ripetizione e di imitazione che alla fine diventa annullamento dello spirito individuale, cioè di questa attenzione che ci dovrebbe essere verso qualcosa di nuovo. Allora, la scientificità, secondo me, se non pesca anche nella creatività, la comunicazione della scienza con l'arte, nella educazione è fondamentale. Se non ci sono questi incontri, se non c'è l'incontro di queste due dimensioni, la stessa educazione diventa fallimentare, perché l'educazione non è costrizione, cioè noi non possiamo vivere soltanto facendo classificazioni, ma non possiamo neanche evitarle, perché la classificazione, la sistemazione, l'ordinamento è un compito che ci spetta di fronte alla grande produzione dei saperi, delle informazioni. Quindi lo dobbiamo fare da un punto di vista di anche comprensione. Ma dall'altra parte non possiamo dimenticare che l'educazione richiede uno slancio nuovo, come direbbe Bergson, uno slancio vitale, che è uscire dal seminato per creare qualcosa di nuovo. Allora, il più importante mi pare è identificare bene i criteri con cui si fa la classificazione, non una classificazione qualsiasi, però criteriata. Si dice criteriata? Sì. Criteriata, si dice, no? Criteriale, per esempio ci sta qualcuno che parla di criteriologia, lo studio dei criteri. Sì. Dunque criteriato si capisce, no? Ma può essere un neologismo, però un neologismo. E posso inventare qua, no? Posso inventare qualche parola italiana, sarebbe bellissimo. Dunque, inventando diciamo una classificazione criteriata, lo importante è identificare i criteri. Lo classifichi così, cosa vuol dire? Con criteri, qual è il criterio che hai utilizzato? Benissimo. Qui torniamo, ne parleremo un po' dopo, ma torniamo alla motivazione intrinseca e estrinseca. Motivazione intrinseca può essere, per esempio, classificare secondo criteri che a me mi piacciono e chissà che non piacciono agli altri. Estrinseca può essere i criteri che corrispondono alla domanda sociale. Per esempio, quello che fa un ponte, che costruisce un ponte, necessariamente deve non solo farsi piacere fare un ponte elegante, eccetera, però tenere in conto il fatto che le macchine vanno a passare sul ponte, che c'è una domanda sociale di sopportare tante tonnellate, eccetera. Dunque, vediamo che nell'architettura, l'architettura è sempre agisce sempre in una dinamica fra in e ex, motivazione intrinseca e estrinseca. Allora ci deve essere questo movimento, questa plasticità fra le due. Non è o l'uno o l'altro, come diceva Chiacchierà, non è out, è l'uno e l'altro. E spesso io noto che in Francia, per nei ragionamenti che si sente sulla politica, su tante cose, sono esclusivi, o l'uno o l'altro, sono due, quando necessariamente i ragionamenti devono essere inclusivi. Vedo che guardi, farai sì. Scambi di oggetti mentali e lavoro su oggetti mentali. Allora, la nozione di oggetto mentale, non so se la conoscete, è una nozione di neurobiologia. Per esempio, se ci riferiamo al francese Ricoeur, l'invito che ha citato Ricoeur ieri, o ai neurobiologisti quali Changeux, c'è Balmi in Italia, ci sono tanti altri, hanno identificato il concetto di oggetto mentale. Che cos'è un oggetto mentale? È una rappresentazione isolata che si può isolare, personale, che un individuo può ammaestrare, rappresentazione di una parte della realtà. E
torniamo qui alla osservazione, identificazione, classificazione. Il risultato di osservazione, identificazione, classificazione è un oggetto mentale. È un oggetto mentale. E la proprietà degli oggetti mentali è che si possono intercambiare, si possono scambiare. Io posso, per esempio, ho un oggetto mentale che è il métier de l'air. Questo oggetto mentale ve lo posso proporre a voi. In che modo si propone? Si propone con la comunicazione. Cioè, abbiamo qui identificato la parte importante della nominazione, denominazione. Perché se non si denomina un oggetto mentale, non si può comunicare questo oggetto mentale. È solo con la parola che gli oggetti mentali possono passare da una persona all'altra. E vediamo che il processo educativo sarebbe dunque, a partire dell'identificazione e della classificazione, scambiare gli oggetti mentali fra gli alunni fra di sé o i professori per gli alunni e viceversa. Due cose voglio dire anche su oggetti mentali. Questi oggetti mentali sono personali, cioè sono le mie rappresentazioni del mondo che ho identificate, classificate, eccetera. Come posso trasferirle a voi? Con le parole. Però queste parole vanno suscitare in voi rappresentazioni che non saranno necessariamente le mie, perché voi utilizzate, le parole sono comuni, gli oggetti mentali sono diversi. Perché dipende dall'esperienza. Eh già, perché vengono dall'esperienza, sono epigenetici. Dunque, le parole vanno e vengono da una persona all'altra, però portano con sé degli oggetti mentali che vanno, necessariamente saranno differenti. E il lavoro, se non sono differenti, vuol dire che è tautologia, dico un gatto, va bene. Però se voglio dire cose un po' nuove, chissà che le parole che utilizzerò vanno a suscitare fra di voi rappresentazioni che sono le vostre, che non sono le mie. E questo si verifica sempre nel processo educativo. È quello che abbiamo parlato ieri, ho chiamato gli scarti referenziali. Possiamo cioè, usare la parola, mi è venuta in mente, differenziale semantico. Referenziale, scatto referenziale, scatto, si può dire, no? Differenziale semantico. Differenziale semantico, sì, diciamo. Perché noi quando tu dici referenziale ci rimane un po' difficile. In effetti il referenziale, da come tu hai spiegato, sono le referenze personali e rappresentazioni. A che cosa mi riferisco quando parlo di questa cosa? Appartiene alla terminologia linguistica. Nella terminologia linguistica ci sono tre elementi: il significante, la parola métier, quella è scritta qui, il significato, quello, l'oggetto mentale che suscita quando utilizzo la parola mestier, e la referenza o il riferimento, cioè a che cosa si riferisce questa cosa. E vediamo che si riferisce, come diceva il signore qua, all'esperienza, e non possiamo affermare che l'esperienza è unica, oppure siamo in un sistema totalitario. Una piccola digressione. Questo è SCART referenziale, abbiamo chiamato come differenza culturale, però non è scarto referenziale. Io preferirei una traduzione letterale.